una corona di fiori gialli con la dedica dei pescatori alle vittime del mare, ai migranti morti nella strage di Lampedusa di giovedì. Decine di barche, un corteo di pescherecci levano l'ancora nonostante il mare mosso e vanno lì sul punto della tragedia per rendere omaggio dove il mare è diventato una tomba. Vai, vai. Lì sotto c'è ancora il barcone della morte, individuato dai sommozzatori a 46 metri di profondità, con ancora un centinaio di cadaveri intrappolati tra le eliche e la stiva. Il maltempo ha bloccato le operazioni di recupero che forse riprenderanno domani, ma i pescatori hanno sfidato le onde lo stesso per dare il loro segnale di solidarietà e di rabbia. Uno, per smentire le notizie che i pescatori non soccorrono chi ha bisogno in mare, e secondo, per sensibilizzare le istituzioni per i problemi che attanagliano sia la categoria dei pescatori sia l'isola di Lampedusa. Non può esistere che solo ed esclusivamente quando succedono delle disgrazie si interessano del problema e spenti i riflettori nessuno più ne parla. Da 20 anni che noi subiamo questi disastri e queste umiliazioni anche da parte delle istituzioni, dopodiché nessun problema è stato mai risolto e affrontato. I 111 corpi dei naufraghi ripescati sono ancora in fila nell'hangar dell'aeroporto, già sistemati nelle bare arrivate apposta ieri col traghetto dalla Sicilia. Forse ripartiranno domani, sempre col traghetto, dentro i camion frigorifero per l'ultimo viaggio verso la sepoltura. La procura di Agrigento, dopo le autopsie, infatti, ha autorizzato l'inumazione. Partiranno insieme e verranno smistate in Sicilia, nei cimiteri dei comuni che hanno dato la loro disponibilità ad ospitarli.